Sono oltre 170.000 le società analizzate a livello nazionale per avere un quadro sul fenomeno dell'usura di stampo delinquenziale o bancario. L'analisi è stata portata a termine da Confapi e Fondazione SDL e presentata ad Arezzo in un convegno ospitato dalla Borsa Merci. Sul campione analizzato il 99% dei contocorrenti presentano anomalie, il 71% presenta invece usura ex articolo 644, cioè tassi di interesse superiori alla soglia di usura. I settori maggiormente interessati quali sono? Sicuramente il manifatturiero per due motivi principali, è quello che ha necessità immediata di poter accedere al credito per attivarsi nello sviluppo della propria attività stessa e allo stesso tempo è forse quello dove regna maggiormente una disinformazione perché c'è l'arte del fare ma non dello studiare e dell'approfondire tematiche finanziarie. Sul campione l'84% delle aziende sono ancora attive e possono salvarsi dalla crisi, ma la legislazione non è dalla loro parte. Il Fondo di Solidarietà è quello che sostiene le parti offese del reato di usura che hanno provocato un'azione penale, cioè sono andati davanti al giudice, quindi ridotti allo stremo hanno denunciato e si ottiene un mutuo senza interessi per poter rientrare nel mercato legale. Paradossalmente vengono esclusi dall'accesso all'articolo 14, invece quelle imprese che hanno lamentato dei torti e che hanno avuto avallo da parte del magistrato inquirente e che invece dall'accesso a questo fondo potrebbero ripartire e quindi restituire, perché c'è un tasso di insolvenza dei primi che ci sfiora il 90%, mentre i secondi, se la prassi cambiasse, potrebbero ritrovare modalità per ritornare sul mercato e per uscire dalla crisi. Da una parte assistiamo a un fenomeno statisticamente in crescita, molto, con numeri molto, molto elevati, quindi segno che vi è un problema molto serio. Dall'altro ritengo che utilizziamo una normativa che non è stata pensata specificatamente per affrontare questo tipo di emergenza e scontiamo un po' nei risultati processuali, spesso deludenti per la procura, scontiamo un po' quella che io ritengo una scarsa adeguatezza della norma al fenomeno in questione.